Mi chiamo Elvira Donis, eh, vivo in Svizzera, nella Svizzera italiana, quindi qui si parla italiano, eh, però continuo a scrivere in albanese. Il libro appena pubblicato ora da Feltrinelli, Sole Bruciato, è il mio quarto eh, libro, il secondo in italiano, eh, tradotto in italiano, però il quarto libro nell'ordine del, eh, del mio processo di lavoro. Perché il sole bruciato? Eh, il sole bruciato perché... È stata un, una cosa molto sofferta da, tanto, da tanti anni, da tanto tempo avrei voluto scriverlo, però sentivo che non ero io preparata ancora dentro per la crudezza del, della trama, per il dolore eh, della trama, per le storie di tutte queste ragazze eh, approdate in Italia e finite poi per le strade d'Italia a battere. Eh, è un libro in un certo senso di sogni erano delle ragazze, un gruppo di ragazze che vengono a cercare i sogni e trovano lo stupro, trovano la morte, trovano la scarnificazione della loro anima. L'avevo pensato appunto da tanto tempo, avevo accumulato materiale da tanto tempo, meticolosamente perché la delicatezza e il dolore aveva bisogno di essere maturato dentro di me e soprattutto di essere ben documentato. Dall'inizio volevo che fosse un romanzo, non un libro giornalistico, sono una scrittrice e penso che comunque spessissimo i volti, i nomi, i singoli individui sono quelli che marcano di più che le statistiche e le statistiche c'era altra gente che poteva darle meglio di me. Quindi è un romanzo corale sole è bruciato, sono tante ragazze venute in Italia, alcune eh, tutte inseguendo un, un sogno, questo grandissimo sogno che per 50 anni noi albanesi abbiamo nutrito dentro di, no, di noi, certo era un sogno molto naif. Eh, vengono alcune con l'inganno, alcune di loro eh, rapite e finiscono per strada, torturate, massacrate, maciullate. Nell'anima e nel corpo. Ed era una cosa che aveva inorridito uh, l'Albania, l'Albania stessa che si chiedeva come mai da noi stessi è uscito tutto questo, tutto questo male. Ecco, ho cercato in un certo senso di fare la memoria del presente, che è sempre una cosa estremamente difficile perché. La parola storia eh, per antonomasia va con il passato. E invece solo bruciato eh, parla di questi ultimi dieci anni della vita dell'Albania, dei suoi sogni sbriciolati per le strade dell'Europa, di, di questa follia, di questa pazzia, di, questo, di questa parte insana del popolo albanese uscita dopo 50 anni da una gabbia. Uscita da una gabbia. Non poteva comportarsi normalmente e non si è comportata normalmente perché questo occidente che gli albanesi pensavano che li, gli avrebbe aspettato a, a braccia aperte invece eh, si è trovato cinico, si è trovato eh, comunque invaso. E gli albanesi non hanno saputo, soprattutto all'inizio, fare i conti con questo bussare in una porta che in fondo non si apriva, quindi hanno forzato la porta, c'è stata, stata anche una sorta di testardagine verso questa porta che non si apriva. Quindi qualcuno lo prese a calce, la prese a calce la porta. Prima non c'era una criminalità in Albania perché la dittatura non lo permetteva, ma ogni società ha la sua parte malsana, ogni società tra virgolette ha bisogno della criminalità e quando dico tra virgolette proprio tra fortissime, grossissime virgolette. Era in un certo senso tutto questo, tutto questo male, tutta questa criminalità eh, accumulata che non era uscita, che poi in un certo momento è venuta in Italia, che era proprio la prodo principale, era dall'altra parte del mare. E l'hanno cominciato a sperimentarla in Italia e ci sono riusciti. Da poco a poco, da eh, malfattori eh, di strapazzo, gli albanesi criminali si sono organizzati e hanno uh, fatto male all'Italia che li aveva ospitati e all'Albania che nel frattempo si è marchiata dall'opinione pubblica uh, di un paese di criminali, cosa che non era assolutamente vera, cosa che non è... Assolutamente vera nemmeno tuttora, semplicemente si è creato un luogo comune e non, non dimentichiamolo, visto che eh, gli italiani stessi hanno sofferto, continuano ancora a soffrire in un certo senso di questi luoghi comuni creati su di loro, eh, oltreoceano, degli italiani mafioselli, mafiosetti, eh, degli italoamericani che tuttora parlano con un certo tipo di, di, di americano eh, maccheronesco perché c'è ancora l'idea dell'italiano dell'inizio secolo. Bene, c'è tanto dolore uh, in sole bruciato, tante do, tanto dolore che ha costato a me molto dolore non quando ho cominciato a scriverlo, perché in un certo senso molto strano, quando ho cominciato a scriverlo è stato liberatorio, ero felice, ero contenta, era preparato il momento, era giunto, era maturato quel momento, quindi ho avuto con quel libro un rapporto estremamente viscerale ed estremamente razionale nello stesso tempo. Il dolore era prima, mentre accumulavo il materiale, mentre la stampa italiana mi forniva ogni giorno eh, dati, cifre di queste ragazze trovate morte, di queste ragazze eh, commercializzate, scambiate come, come delle bestie. E poi appunto eh, ho cominciato a scriverlo eh, nel mio tipico modo di scrivere, sempre una scrittura a fiume, comincio e finisco generalmente in un lasso di tempo breve, quando comincio non riesco assolutamente a, a, a fermarmi. Sole bruciato fa parte di una trilogia che io ho chiamato la trilogia del dolore. Uh, sole bruciato è il primo libro, il secondo che è uscito in lingua albanese uh, si, Bianco, si intitola Bianco Giorno Offeso, il terzo, sul terzo sto lavorando, uh, si intitolerà Finora, magari forse cambio più tardi, uh, e dopo il silenzio. Beh, ho deciso di fare la scrittrice da quando avevo quattro anni, quando generalmente all'asilo all si chiede cosa vuoi fare da grande, io ho detto la scrittrice hanno riso tutti. Ho scritto un primo romanzo a nove anni e mezzo, quasi dieci, era un romanzo naturalmente da figlia indottrinata eh, di genitori comunisti, ho scritto un libro su un partigiano piccolo che va, combatte eroicamente contro i tedeschi e poi si fa ammazzare. Eh, comunque la mia crescita mh, in Albania mi aveva fatto capire poco a poco dentro di me, nel mio silenzio, che non avrei mai potuto scrivere la prosa che io volevo in Albania, non avrei potuto fare eh, quel tipo di concessione con il regime. Eh, ero troppo giovane, avevo bisogno di crescere, avevo bisogno anche di prendere un po' di calcio in faccia, che poi venendo in Occidente io per prima ho preso che è un po' lungo a raccontare. Comunque sapevo che un giorno avrei scritto, ma quel giorno l'avrei deciso io. Uh, uh, a mie, alle mie condizioni, no, non alle condizioni di qualcuno che ti dice che devi scrivere uh, 50% di una cosa uh, romantica oppure intima, 50% di una cosa piena di patriottismi, di slogan, eccetera. Sono stata fortunata uh, dalla mia età perché quando è caduto il muro e io mi sono trovata pronta dentro di me a cominciare a scrivere. Mm. Ero ancora giovane, tanti scrittori albanesi poi sono stati, hanno dovuto essere compromessi proprio perché sono stati a cavallo ehm, tra questi due mondi, mentre io ho avuto la fortuna di uscire dall'Albania e di vedere ciò che avevo lasciato dietro con un'altra tranquillità e senza nessuna minaccia sulla testa. Quindi non era un merito mio ehm, questo, chiamiamolo coraggio anche con, con, con sole bruciato perché comunque è una grande accusa anche verso la società odierna albanese, questo male che noi tutti abbiamo dovuto e dobbiamo vedere in faccia. Come ho detto un libro corale, sono tanti personaggi, sono tante ragazze albanesi, sono naturalmente i loro torturatori, sono i loro boia eh, nel libro. Ci sono tutti i colori dentro, c'è il bianco, c'è il nero, ci sono tantissime sfumature che a me piacciono moltissimo perché niente, nulla è assolutamente bianco, è assolutamente niente, ogni cosa ha naturalmente delle eh, eh, diverse eh, sfaccettature. Beh, spero che il mio libro, oltre a tutto il dolore, a tutto lo sconvolgimento che dà, eh, lasci una via. Du, di, 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 di apertura di conoscenza eh, tra l'Albania e l'Italia, tra questi due paesi e tra questi due popoli che comunque si somigliano moltissimo, soprattutto nella loro emotività, nel, nella loro capacità di darsi anche nell'essere un po' pasticcioni in un certo senso, sia gli albanesi sia gli italiani, ma comunque sempre molto umani, molto veri, eh, senza tantissime. Mm, eh, così, coperture senza tante sofisticazioni esterne che rendono spesso, soprattutto, la letteratura eh, tedesca, per esempio, quella mitteleuropea, un po' rigida, un po' troppo sofisticata e spogliata dai sentimenti. Spero di aver raggiunto qualcosa con questo libro e spero moltissimo che, che piaccia a qualsiasi tipo di lettore, è duro e forte. Ma tra tanto dolore ci sono tante speranze e ci sono tanti, ci sono tanti personaggi che vorrei che passassero a chi, a chi legge il libro. Vorrei dire un'ultimissima cosa: l'ho dedicato a un dentro di me, l'ho dedicato a una ragazza che non conosco, che non so tuttora il nome, ed è morta da cinque anni. Ho trovato l'inizio del mio racconto eh, quando tutto era già costruito dentro di me eh, sul Corriere della Sera di alcuni di 4-5 anni fa. C'era un trafiletto che parlavo, parlava di un, di, una, di un cadavere di una ragazza prostituta albanese portata, riportata a casa finalmente dopo tre anni e mezzo di ricerche da suo padre il quale era stato naturalmente avvisato dalle, dalla polizia italiana di venire a riprenderla. Bene, era il momento, era il marzo del 1977. Nessuno andava giù in albanese, era in Albania, era quasi la guerra civile, eh, civile dopo la caduta del, del, delle piramidi, e quest'uomo, solo in un traghetto da Bari, partiva per, per l'Albania, per Durazzo. È stato l'inizio, qualcosa in me ha fatto click e quello era il personaggio, quello era il personaggio, Leila l'ho chiamata senza sapere il nome eh, della ragazza. Bene, quel libro l'ho de dedicato a, quella, a Leila, a quella ragazza morta e a tutte le altre prostitute che spesso eh, si chiamano puttane eh, e con questo nome il, la loro anima è stata marchiata.